Ciao a tutti amici, bentornati sul canale. Oggi nuovo video aggiornamento con tantissime novità che vedete alle mie spalle. Durante questi giorni ho fatto dei cambiamenti in questa zona, dove se vi ricordate c'era una pergola, e prima c'era la piscina 3x2 che ora ho messo nel giardino. In questa parte, dato che già è realizzata questa struttura, vorrei andare a togliere tutto quanto il sopra e coprirlo con le onduline, quelle trasparenti, in modo tale da creare un'area, una specie di mini serra perfetta anche per le piante acquatiche. E come vedete, in questa zona ho allestito due cisterne e quelli lì saranno i futuri filtri. Ora, queste due cisterne serviranno collegate ad altre due cisterne che metterò in questa zona qua ad allevare diverse specie di pesci. Dato che nelle piscine per ora voglio tenere solamente le piante acquatiche per il futuro, andrò a mettere sia i tamasaba che i shubunkin e carpe, tutte quante separate tra di loro, in modo tale che quando sarà il momento della riproduzione potrò andarle a prelevare e farli anche riprodurre. Quindi a questa parte qua ho allestito una vasca per i melaka, ora la faccio vedere meglio da vicino. Come dicevo, queste vasche sono vasche di allevamento di futuri melaka. Per ora le ho riempite solamente con un po' d'acqua, poi tutta l'acqua che vedete è acqua data dalle piogge, perché cade direttamente in questa zona qua. Infatti il tetto che andrò a fare con le onduline trasparenti sarà fatto anche per mandare l'acqua al di fuori di questa parte qua, e una volta messo anche quella copertura andrò a coprire questa zona qua in modo tale che le foglie di questo gelsomino d'inverno non mi valano sopra all'acqua, come vedete. Ora, dato che ho preso un po' di curve eccetera per fare l'impianto, che sarà una volta ultimato di quattro vasche collegate fra di loro con quella filtrazione lì, e un impianto di acquaponica, quindi anche delle verdure sospese con dei tubi. Quindi la prima cosa che andrò a fare sarà andare a pulire con un'idropulitrice tutto quanto, tutta la vasca, poi successivamente con uno spazzolone e del sapone per piatti andrò a completare la pulizia, quindi una pulizia molto più approfondita, e successivamente andrò a fare un test che ho acquistato su Amazon, tramite il quale posso scoprire quali materie ci sono dannose per i pesci e se ci sono. Quindi ora vado a pulirla, poi andiamo ad attaccare tutte le due uscite. Wake up early in the morning, and when I come home at night, everything is covered in darkness, and the sun is out of sight. I guess I'm living in the dark, yeah, because I sure can't see no light. Ever since you left, there's nothing but a cloud.
lightning from a clear sky. I wasn't ready to say goodbye. Ever since you left, there's nothing but a cloudy sky. And there's no day, there's only night. Now I'm sitting all by myself, trying to see the light in the dark. Una volta puliti i cassoni, vado a completare tutto l'impianto di fuoriuscita dell'acqua, tutto quanto collegato fra di loro in parallelo. Quindi saranno tutte le vasche che funzioneranno nello stesso modo. Per questo video ti saluto qua, ricordati di iscriverti al canale e puntare anche la campanellina per rimanere sempre aggiornato per tutti i video che pubblicherò. Metti un bel mi piace, commentami con qualche tuo consiglio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!